ci sono stati dei comunicati stampa, in particolare c'è stato un comunicato stampa della Bieco che stravolge completamente i fatti, peraltro c'è anche una denuncia per presunte offese, addirittura minacce. Minacce di morte, addirittura descrive una situazione in cui ci sarebbero state delle persone incappucciate, qualcuno si sta diffondendo la voce che ero io la persona incappucciata perché anche non l'ho detto. Comunque il volto era scritto, i capelli erano coperti, ma il volto scoperto, quindi non ritengo che fosse della verità. Io ho visto girare delle arance. Ne ho mangiate tre personalmente, sa. Erano il nostro vettovagliamento. Delle arance, però sono servite soltanto, abbiamo soltanto mangiato quelle arance. Perché io nel momento in cui sono stato convocato formalmente alla partecipazione a questa ispezione congiunta, quindi era stato invitato il comune di Scalacelli, è chiaro che doveva decidere il comune di Scalacelli, quindi il sindaco, la forma con la quale partecipare. Assistito dai miei consulenti, uno di natura legale e l'altro di finanza. La prima proposta, per la verità, che avevo fatto era quella di, giustamente, visto che i sindaci erano presenti, almeno ci fossero tutti i sindaci e con i miei consulenti. Sembrava questa proposta non è stata chiaramente accolta, allora abbiamo cercato di fare, come diceva il sindaco di Cariati, delle subordinate, che almeno fosse presente il sindaco di Scalacelli con i suoi consulenti, legale e tecnico, no? Neppure quella andava bene alla Pieco, al proprietario della Pieco, e neppure l'ultima, quella di partecipare io e i consulenti tecnici che erano composti dal mio geometra, cioè l'ingegnere di mezzo. Tant'è, comunque, non ci hanno fatto entrare. Perché noi abbiamo preso atto democraticamente della cosa e ci siamo portati fuori. Esatto, siamo rimasti proprio al quadro, non siamo mai neanche entrati. Voleva creare il caso, l'amico, sostanzialmente, per distoglierci un pochettino di quella che era la sostanza dei problemi. La sostanza dei problemi era quella di praticamente reiterare di nuovo alla regione, praticamente mettere nelle condizioni, evidenziare quelle che di contro sono effettivamente le carenze, le violazioni che ha commesso praticamente la BICO nella realizzazione della discarica. Io credo che a questo punto, ad esempio, una richiesta di incontro urgente all'assessore regionale vada fatta appunto al più presto. Nel momento in cui emergono elementi chiarissimi di violazione, no, delle prescrizioni, non si può far finta di niente. L'amministrazione regionale deve porre in essere degli atti a tutela non semplicemente del nostro territorio, ma anche a tutela della legge. Io penso che non dobbiamo cadere nella provocazione mediatica che sta facendo Bieco. Penso che dobbiamo guardare l'argomento discarica per quello che è, per quello che è stato fatto e per quello che bisogna ancora fare. Noi del comitato abbiamo dato incarico a un avvocato, l'avvocato Nardi. Te lo pagano anche i proprietari che hanno i terreni in località Pipini. Abbiamo detto all'avvocato Nardi quali erano le deficienze contenute nell'autorizzazione e nella successiva variante. Ha presentato alla Regione Calabria, Dipartimento dell'Ambiente, dicendo le cose che non andavano. E il Dipartimento ha risposto bloccando i lavori della discarica. La Pieco ha controdedotto a quello che aveva disposto il Dipartimento e in seguito alle controdedizioni della Pieco addirittura il Dipartimento ha precluso l'utilizzo di alcune particelle che noi sappiamo che ha occupato Pieco nella realizzazione della discarica.
29 c'è stato il sopralluogo dell'organo di controllo che doveva verificare le condizioni aree se erano state rispettate o meno. Sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi bene ha fatto il sindaco e via il fax per manifestare a Diego quello che volevamo dire in sede di sopralluogo, quello che volevamo far rilevare ad Afraga, quali erano le difformità rispetto al progetto e alla variante che aveva fatto Diego. Però anche ho letto un po' di sfuggita prima, bisognava essere un po' più precisi forse, signor Signore. E qui però un'altrettanta chiarezza, qui chiedo la collaborazione dei sindaci, cioè mettiamoci nella condizione in cui Arpacal fa una relazione e dice che la realizzazione della discarica è conforme alle prescrizioni dell'AIA e quindi che Diego è nelle condizioni di aprire. Io penso che no, che invece di aspettare che cosa fa Arpacal, che cosa decide di fare la regione, il comune può intraprendere un'iniziativa amministrativa e quindi può fare un provvedimento in un tempo molto breve, e mi riferisco al tratto di strada compreso nella discarica, cioè nell'area della discarica c'è un tratto di strada comunale che è stato occupato da Diego. Allora io penso che un'amministrazione può intraprendere un provvedimento amministrativo per demolire quello che Diego ha realizzato su questo tratto di strada. Poi in più, per raggiungere la discarica bisogna percorrere una stradella comunale di 2.300 metri. Ora su questa strada, o meglio questa strada non è contenuta nel progetto e nell'autorizzazione alla realizzazione della discarica. Ora, siccome non è contenuto nel progetto, l'amministrazione non ha autorizzato nessuno a fare i lavori, tutto quello che è stato realizzato sulla strada sono lavori abusivi. Quindi, siccome sono lavori abusivi, no, non sono cose vecchie, sono cose anche recenti. Siccome sono lavori abusivi, io penso che l'amministrazione, il sindaco, l'assessore o chi lo deve fare, dovrà prendere un provvedimento amministrativo di demolizione del visto dello stato di luogo, così, perché diventa importante questo, perché una delle prescrizioni, una delle tante prescrizioni contenute nell'AIA dice che Diego può utilizzare la discarica se la strada è percorribile in ogni periodo dell'anno. Quindi se sono stati commessi degli illeciti, per intanto facciamo rilevare questi illeciti, cioè andiamo a demolire quello che è stato fatto illicitamente. Tutto un territorio, con i sindaci, si querelano contro la Diego, per la diffamazione che hanno fatto, perché io l'ho detto, è di una volgarità unica e va censurata l'amministrazione. Queste qua non è che possono mettere sotto i piedi o sotto la monnezza un territorio in senso lato. Quindi una bella quella della diffamazione. Una denuncia e preoccupazione sul pubblico. E intanto teniamo in vita, diciamo, la problematica. E poi chi è che ha dato l'autorizzazione alla discarica? La regione. E quindi bisogna andare alla fonte. Sono qui da libero cittadino, come penso molti altri, sono vivo a Torretta di Brugoli e ho la fortuna di abitare nei pressi del fiume. Nei pressi del fiume Nica. Innanzitutto c'è un discorso di un legale affettivo e storico, perché quello è un fiume, è una vallata che segna un confine storico che divideva la vecchia Piana di Sibari dalla grande Croton della Magna Grecia. Quindi ci dovrebbe essere anche un discorso di legame affettivo e storico da parte della popolazione, non tenerci quella che è stata la nostra grande storia. Però poi magari andare in digressioni morali, storiche, può portare a nulla. Qua c'è una lesione di interesse legittimo che è quello, ad esempio, dell'interesse alla salute, che per un discorso, essendo un diritto costituzionalmente garantito, prevale su qualsiasi altro discorso. Quindi porre il discorso della salute, là parliamo di una zona in cui comunque c'è una fiorente agricoltura. Il nostro è un territorio che vive di agricoltura, per non parlare poi dell'indotto del turismo, che già è carente e mal organizzato. Però una roba del genere porterebbe a farlo scomparire
totalmente. Chi viene a prendere una casa d'estate, a soggiornare presso una struttura sapendo che c'è una discarica dove dicono sì, non ci sono sostanze nocive, però poi la storia ci insegna, che ce lo fa dire, quello scopriamo fra 30 anni quando cominciamo a morire, già moriamo abbastanza di tumore e di altri mali, dobbiamo accorgere fra 30 anni, rischiamo di trasformare quella che era la valle della vittoria, del fiume Niva, nella valle della sconfitta, ma per tutto. È un'analisi veramente reale. C'è un problema storico-archeologico, il fiume Niva, il fiume della vittoria, che diventa il letto che possa ospitare veramente i rifiuti speciali di questo territorio, è una mortificazione culturale proprio della nostra storia, ed è un primo assunto. Secondo assunto, la salute. I casi di tumore in questo territorio sono aumentati in tutta la Calabria in generale, l'area dei veleni, dappertutto, in ogni famiglia ci sono casi di pazienti tumorali. È necessario all'altare della questione che tutti i sindaci del territorio, si faccia anche portavoce nei confronti di scoperti se già non l'hanno fatto, istituire un registro tumori che vada un attimo a studiare le cause dell'aumento dei tumori in questo territorio, molto probabilmente troveranno anche delle risposte di natura incidenza aumentate perché l'ambiente non è più quello di una volta. Allora, se questo è andare a fare una discarica di rifiuti speciali sul letto del fiume di Ca, non farebbe altro che sprofondare ulteriormente questo aumento di questo segmento verso l'alto dell'aumento della mortalità per tumori in questa Calabria, dove essere la California, l'aria pulita, la tutela assoluta dell'ambiente. Quindi lì ci sono dei problemi estremamente importanti di infiltrazione nel letto del fiume di Ca. Il fiume di Ca porterebbe al mare inevitabilmente ed inesorabilmente questi prodotti speciali. L'Eternit, per venire a galla della sua pericolosità, ci ha avuto 30 anni, ma Vantieri, pochi giorni fa, è stato condannato il proprietario dell'azienda Eternit, che ha causato centinaia di morti nel loro caso. Ecco, aspettare tra 30 anni i rifiuti speciali sepolti nella nostra memoria storica possono creare ulteriori morti di tumore in questo territorio, mi sembra uno dei buonissimi motivi. A parte questo, io credo che le direttive possono essere anche quelle di coinvolgere il prefetto, perché intanto i sindaci del territorio sono stati vietati di fare il loro dovere di funzionare di governo, nel fare anche sopralluogo l'altra volta nel sito della discarica, in quanto tale, visto che poi il rappresentante del governo più importante, prestigioso e istituzionalmente, diciamo così, più valido è il prefetto, credo che il prefetto debba essere coinvolto in questa battaglia della legalità e soprattutto difesa del ruolo dei sindaci, in quanto, diciamo, responsabile del territorio dal punto di vista proprio così geografico e dal punto di vista anche della salute. Altre due cose importanti sono da fare, a mio avviso, coinvolgere la popolazione, perché se non viene coinvolta la popolazione non se ne fa niente. Io credo che una manifestazione pubblica nei pressi del sito dovrebbe nascere questa discarica, no, non c'è, però simbolica, all'imposto dell'America, tutta la gente del territorio deve essere coinvolta per fare una grande manifestazione popolare. Credo che sia un'altra cosa molto importante. Per il resto mi trovo d'accordo, però va assolutamente coinvolto il prefetto in questa battaglia di difesa anche della salute. Poi c'è chiaramente il danno all'economia, sarebbe disastroso, sarebbe proprio l'ultima batosta. In questo territorio mancano i treni, tagliati i treni, l'ospedale che è tagliato, veramente un cioè, ci sono due o tre anni di storia su questa discarica, però qua vediamo come se stasera il ricordo, l'altro ricordo, tutte iniziative bellissime e sicuramente la sensibilità e la partecipazione aiutano i sindaci che tante volte dobbiamo affrontare. Stamattina dicevo a Ciro il territorio delle criticità plurime. Incendi, acqua, rifiuti, dissesto geologico, sicurezza, per non parlare poi della mobilità locale, interprovinciale, interregionale, tutti i treni che tolgono, per arrivare a quello che potrebbe essere la madre di tutti i nostri problemi, che è la mancanza di lavoro. Se parlassimo anche di quello, o fossimo capaci di parlarne per individuare delle soluzioni, poi avremmo veramente reso un grande servizio al territorio, ma il servizio l'abbiamo reso per il territorio. Perché ci ricordiamo le discussioni che ha avuto il sindaco di Mandatorice con il commissario, allora prefetto Sottile, ce le siamo dimenticate, o le giornate che abbiamo passato a Catanzaro dall'assessore Pugliano e dal capo dipartimento dottor Gualtiero, ce le siamo dimenticate, oppure i consigli comunali che abbiamo fatto a Scalacele e poi nei nostri comuni, in quel luglio caldo, le abbiamo fatte le cose
è stato fatto anche il ricorso al capo dello Stato, sono state esperite tante, tante vie, ci siamo ritrovati in questo, intanto fare un escursus storico che rende proprio merito allo Stato dei fatti, al percorso che è stato fatto, anche possibilmente da telegrammando questo percorso, lo scriviamo, che cosa è stato fatto, da quando è nato cosa, per informativa alla cittadinanza. E poi considerato che abbiamo avuto risposte negative, tentativi di bypassare i problemi da parte della Regione Calabria in quel mese di agosto, con Gualtieri e con l'assessore Pugliano, che per la verità è persona che ascolta, tranquillo, che ascolta, ma il problema non l'abbiamo risolto. Oggi a che punto siamo? Lo sappiamo a che punto siamo. Ci sono delle prescrizioni che non sono state rispettate. Quelle prescrizioni nelle sedi giunte, legali, dobbiamo sostenerle con forza. A maggior ragione oggi che abbiamo, perché vedo anche le persone del mio paese che sono coinvolte, ma ne abbiamo parlato nell'ultimo consiglio comunale, con l'ordine del giorno sulla discarica di Scalacere, le popolazioni sono più sensibili, più avvertite e forse anche più consapevole. Che io dico, perché io sono di sinistra, una giunta del centro-sinistra ci ha rifilato un bel pacco nel giorno in cui, il 29 marzo 2010, noi stavamo votando i nostri rappresentanti nei seggi elettorali. Quel pacco ci è stato rifilato il 29 di marzo, la ricordiamo, quella delibera dirigenziale. Per cui noi siamo qui come allora, per quello che possiamo fare sicuramente in prima linea, alla classe dirigente, quindi alla politica dei demeriti che noi non abbiamo. Questo me lo contate perché ci sono i documenti, ci sono gli incontri, ci sono le delibere che parlano. Noi abbiamo lavorato su questa cosa, quindi non siamo state con le mani in mano. Bisogna semplicemente dire che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare a Catanzaro ancora una volta a fare questa iniziativa, dobbiamo andare tutti quanti alla Procura della Repubblica a capire del perché proprio in quel giorno, in quel momento, un'autorizzazione bacata e priva dei necessari presupposti è stata rilasciata. Queste cose sono state pure scritte, mi risulta che alla Procura di Rossano e di Catanzaro ci siano questi atti. Dopodiché c'è ancora un ricorso pendente, non sarà la panacea di questo problema, però è stato posto in evidenza. Quello che manca, cari amici, quello che manca, cari concittadini, è una presenza da parte dell'autorità della Regione. Questa è la verità. Ma avete mai sentito dire una parola? Avete mai sentito dire una parola a un'autorità sovracomunale rispetto a questo problema? Diciamoci le cose come sono. Anche sulla discarica i sindaci saranno lasciati soli, soli a scannarsi con le proprie popolazioni. Ed io non ci sto a questa cosa. Non ci sto perché io le discariche nel mio territorio non ce le ho volute e nessuno può farmi dire che io le voglio a Scalacelli piuttosto che a Cariati o a Pietrapaolo. Questa è la verità. Ci lasciano ancora una volta soli perché loro non sono in grado di gestirle, loro le problematiche. Io devo dire, per onestà di ragionamento, io non devo difendere nessuno, perché chi mi conosce sa che io dico le cose che penso e non ho dei retropensieri. Io devo dire che quando a Cariati i sindaci parlavano di sanità e hanno posto il problema nei termini drammatici di cui oggi a distanza di 2 anni si discute in Calabria, persino Genco della CGL ci ha aggredito a Rossano. Questa è la verità. Io, testimone il sindaco di Cariati, mi pare che ci fosse l'assessore alla provincia 3, a Rossano ci è stato persino impedito di parlare quando si è andati lì per, non per parlare del problema dell'ospedale di Cariati, ma per parlare dei problemi connessi alla sanità. Questa è la verità. Siamo stati lasciati al nostro destino e siamo, pur essendo stati i primi a dire le cose che oggi si leggono sulla stampa. Questo è un dato. Sulla questione della discarica, siccome noto continuamente ogni volta che vengo a Cariati questo fastidio che si ha, il sindaco di Mandatoriccio e molti colleghi, io penso tutti i colleghi, non ha niente, non deve prendere lezioni da nessuno in materia di tutela dell'ambiente e di rifiuto totale di certe logiche, perché a Mandatoriccio noi la discarica non l'abbiamo voluta e non si è fatta la discarica a Mandatoriccio. Io insieme ai colleghi abbiamo fatto una battaglia contro Sottile, siamo andati lì a gridare, se no la discarica sarebbe stata costruita 2 anni fa, una mega discarica di proporzioni europee, quindi quel tipo di discarica non l'abbiamo fatta e nessuno ci ha dato questi riconoscimenti.
Nessuno ci ha detto avete fatto questo sforzo. Ogni volta che sono venuto, ed è anche per questo che mi sto un po' sfiancando, anche perché sono preso da tantissime altre emergenze. Mandato Ricci, prima diceva Sicilia Cruz, Mandato Ricci è diventato invivibile, ci sono delle emergenze che sono, da un mese e mezzo sono in trincea per quanto riguarda alcune criticità estreme che sta vivendo la mia popolazione. Ma non è possibile, quello che manca è una coscienza civile, è dove è la, non è che qui si può fare la politica del notaro. I sindaci del notaro sono in prima fila, ma qua sulla questione rimangono solo i sindaci della prima fila e poche altre associazioni, pochi altri amici. Questa è la verità. Bisogna smetterla di fare queste distinzioni. Bisogna dire quello che si può fare ancora, che si deve fare per evitare che la discarica venga realizzata. L'obiettivo è il no alla discarica. I sindaci lo hanno detto chiaramente, con atti deliberativi, perché come la Regione Calabria parla attraverso atti deliberativi, noi abbiamo già detto no, il nostro no alla discarica con atti deliberativi, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto e l'abbiamo professato. Ora qui c'è la verità, è un'altra, che probabilmente questo sistema, questa discarica, c'è qualcuno che la vuole, perché siamo stati noi, come ricordava Sicilia, siamo stati noi a individuare quelle che sono le incongruenze relative a questa autorizzazione. Siamo stati noi in regione a fare queste cose. Ci abbiamo perso una giornata, non ci hanno fatto fare le fotocopie, l'abbiamo filmate con i cellulari, quella che erano gli altri che non ci venivano dati nella regione Calabria. Abbiamo chiesto di essere sentiti dall'assessore Pugliano, per la verità non ci hanno mai convocati. Cioè noi abbiamo detto e scritto di essere convocati, eventualmente offrendo disponibilità a farci carico di un certo tipo di sistema che doveva interessare i nostri territori, di trovarlo noi all'interno una soluzione per quanto riguarda questo tipo di problema. Non ci è stata data nessuna risposta, nessuno ci ha mai chiamato. Contestualmente e contemporaneamente si sta montando una polemica forte che riguarda la questione dei rifiuti solidi urbani, come nascono i problemi relativi a questa discarica. Contemporaneamente si comincia a parlare di crisi, si comincia a parlare di necessità, si cominciano a paventare ricarichi su questo tipo di servizi. C'è una situazione che oggettivamente dovrebbe metterci tutti quanti in allarme, perché il territorio, penso io, interessa a tutti quanti noi. Che non è soltanto la Biega che ha un interesse diretto a far sì che tutte le eventuali abusi, chiamiamoli così, o inosservanze vengano sanate. Io l'ho detto già la volta scorsa e lo ripeto, se no altrimenti non si motiverebbe come mai la Regione, che è un ente che dovrebbe tutelare il territorio, che dovrebbe, a parole dicono e ci ha detto anche l'assessore, vogliono avere un dialogo particolare, privilegiato con le amministrazioni, poi sostanzialmente o è inesistente, oppure fanno orecchie da mercato, oppure fanno di tutto per non capire quello che si sta scrivendo, o in un modo o nell'altro, o più forte o meno forte, e cioè che sta ditta sta facendo tutto e di più, come dire, non rispettando determinate prescrizioni. Ma io l'ho capito, l'abbiamo capito i sindaci quando abbiamo partecipato l'estate scorsa della prefettura. Cioè il sistema dei rifiuti in Calabria attualmente è in mano esclusivamente ai privati. Esiste soltanto la discarica di Pianopoli, che attualmente smaltisce se non l'80% o qualcosa di più di tutti i rifiuti della Calabria. Dopodiché, voi capite benissimo che in una situazione di transizione come quelle che sembrerebbe che mi pare che non sia chiarito ancora se questo commissariamento ancora abbia dei poteri o se ritorni tutto in mano alla Regione, e poi capite benissimo che di fronte a questo tipo di situazione allora gli fa comodo la discarica di Calacele, come se gli fa comodo. Ed ecco le difficoltà maggiori che noi abbiamo come comune, come istituzione, come cittadini. Questo problema dei rifiuti è un problema che è inserito in milioni di altri problemi che stanno facendo di questo territorio, un territorio che sta arretrando ormai, è già arretrato secondo me, dal punto di vista infrastrutturale, di almeno 30-40 anni.
perché terra carica scalagela è isolata, deve girare da Mandatorici. Terra vecchia ci stiamo salvando, come suol dire, per arrivare morta, anche se purtroppo c'è un franamento sul cimitero. Una volta un sindaco si metteva la fascia, ma quando il sindaco si mette la fascia qualcuno gli chiede ma è carnevale, perché siamo diventati veramente gli ultimi, come se fossimo gli ultimi impiegati di uno Stato. Dietro alle discariche, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, c'è una volontà politica che tutela degli interessi particolari. È assolutamente importante che nell'unione che diceva il signor Serro, nel querelare la piega, è assolutamente importante che noi diamo anche un altro tipo di unione. L'unione di un territorio che politicamente rigetta questo sistema dei rifiuti, che quindi non dice no alla discarica di Scalaceri perché a Scalaceri è Scalaceri un bel posto. Dice no alla discarica di Scalaceri perché il ciclo dei rifiuti in Calabria non è organizzato come un servizio ai cittadini, ma è organizzato come un grosso affare per una serie di ditte private, in cui poi non siamo noi che diciamo ce ne andiamo, come abbiamo detto tante volte, ma lo dicono le istituzioni stesse. E a questo punto due manifestazioni, una qui e una dove il territorio si sposta a Catanzaro. Non saranno le centinaia, le migliaia di persone che io immagino ci saranno in questo territorio quando noi faremo la manifestazione, ma ci saranno decine, centinaia di persone che, oltre a partecipare a quella manifestazione, andranno a Catanzaro a manifestare la volontà compatta del territorio, e quindi contro la discarica di Scalaceri, ma per un altro tipo di gestione dei rifiuti. Però è chiaro che porre un sistema di rifiuti diverso significa da parte degli amministratori prendersi un impegno nei confronti in primis della popolazione che partecipa, in secondo di tutta la popolazione, cioè significa prendersi l'impegno questo tipo, questo modello di rifiuti basato sulla forza differenziata sul principio di utilizzo, poi anche di implementarlo, è un impegno su cui siamo tutti quanti chiamati. Con la consapevolezza che siamo in un contesto di credo 16-17 anni di commissariamento, assolutamente, per cui tutti i poteri sono assorbiti dal commissario, il quale per la verità non ha dato, io dico dal commissario in generale, non ha dato prova proprio di efficienza, insomma. No, assolutamente, cioè, voglio dire che in un contesto di questo genere i miracoli purtroppo noi come rete abbiamo fatto una manifestazione il 12 novembre per la fine del commissariamento, cioè la parola d'ordine, siamo d'accordo. La parola d'ordine era quella, era abbastanza specifica. Dico anche un'altra cosa, che arriveranno a giugno le emergenze di rifiuti. I sindaci si troveranno in grossa difficoltà. I sindaci, quando si trovano in difficoltà, poi hanno, purtroppo, quando i sindaci sono attaccati, come qualsiasi amministratore, come qualsiasi individuo, deve trovare un modo per difendersi. Che il modo per difendersi non sia apriamo una discarica. Che il modo di difendersi sia, caro commissario, caro assessore, caro governatore, tu non ci dai la possibilità di togliere la potestà della strada. Perché non ci hai dato la possibilità in 14 anni, 15 anni, in 20 anni di avere un sistema di rifiuti che funziona. Ci tengo poi a dire una cosa, cioè, mi dispiace dirla questa cosa pubblicamente, non vorrei che fosse strumentalizzata ai fini politici, assolutamente. Cioè, qua c'è un problema che è gravissimo, rispetto al quale stasera sono emerse tante possibilità. Quella di ripristinare lo stato dei luoghi della strada, e di abbattere l'occupazione del suolo pubblico, che è sicuramente una cosa che tocca al comune di Scalaceri, parliamoci chiaro, quella di come tavolo permanente andare a toccare chi è effettivamente responsabile dello scempio totale che è stato già perpetrato nell'area, cioè la regione Calabria, quello di invitare i cittadini ad sposare questo problema, perché moltissimi lo ignorano. Io fino a 20 giorni fa vi garantisco che non sapevo nulla e non abito a Milano, abito a Calopezzari. E poi ce n'è un altro ancora migliore, e cioè la proposta da l'alternativa a questa discarica. E sulla raccolta differenziata porta a porta, questo ci tenevo a dirlo, non è necessario farla la Regione Calabria che chiede alle filiere di venire a prendere il riciclato, perché noi abbiamo potuto nel nostro documento che abbiamo pubblicato pure nel nostro sito, chiunque può andare a vedere, possono i comuni autodeterminarsi a chiamare le filiere e vengono a prendere il riciclato, fanno le isole delle stazioni ecologiche e così.
fare. Quindi abbiamo anche un'alternativa che è validissima, anche in Calabria. Noi vogliamo quello, credete che è un paese turistico, abbiamo grandi eccellenze, c'è il maestro Cataldo Perri, ci sono i vini biologici, ci sono tante risorse umane. Noi vogliamo quello. E chi è stato lì? Doveva vedere il paesaggio che c'era. Allora mentre andavamo noi in jeep già pensavamo, raga, è come fare una gita di portare i turisti d'estate a fare un percorso in quel modo fantastico. C'erano delle cascate, vedere poi che quello scempio ambientale era un colpo a cuore. E chi è stato mercoledì di fronte ai cancelli di quell'improbabile, perché dobbiamo dire l'improbabile, discarica di Scala Celi, dove non ci stanno neanche le strade per arrivare, assistito a cose che ogni calabrese dovrebbe visionare, la messa in atto della prassi, della tradizione amministrativa nostrana, la messa in pratica di teorie sociali troppo spesso soltanto enunciate. Perché lo dobbiamo dire? Perché non possiamo più accettare campagne di sensibilizzazione alla Pulignano d'Ocet, l'assessore, o campagne di sensibilizzazione alla riciclazione di queste ditte ecorosse, Bieco, e poi sono gli stessi che con prepotenza minacciano i rappresentanti territoriali, i comitati, con gesti veramente che siamo rimasti davvero di stucco. L'ARPACAL si chiama Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale. Prevenzione e protezione ambientale. Già nel vedere lo scempio, già dalla sua sigla doveva dire tutto, eppure è venuta lì accompagnata dai proprietari. Peccato che però l'ARPACAL, no? Il presidente dell'ARPACAL, che dovrebbe essere un organismo tecnico, il presidente è nominato dal presidente del Consiglio regionale, che è UDC, che faccia parte della direzione nazionale dell'UDC. Peccato che il consiglio di amministrazione, oltre al commissario, è composto da due membri, uno dei quali è Mario Russo, sindaco di Scalea per 10 anni, eterno consigliere provinciale del PDL e primo sostenitore dell'aeroporto di Scalea, perché nessuno lo sa, forse a Scalea dovrebbe esserci un aeroporto. La diffamazione delle istituzioni, dei cittadini, è quella di una missione di colpevolezza. La diffamazione, abbiamo detto, è una missione di colpevolezza. Allora voglio prendere anche spunto da un ragazzo che ci segue sul blog, è il fratello di Paolo Di Letto. Allora, vedendo l'immagine della discarica, no? Che sembrava un teatro, ho detto così, vedendo quelle foto, ricorda un paesaggio metafisico. Noi della stirpe hacker avremmo costruito in un posto così un teatro dove rappresentare la cultura degli aghi. Ora rappresenteremo la cultura dell'abuso, della prepotenza e del rifiuto speciale, perché in questa situazione quello che emerge di più è l'abuso di ogni specie, l'abuso sulla strada, sulle costruzioni, l'abuso di potere, quello è il simbolo dell'abuso, perché volontà tenace, ci dobbiamo credere, non possiamo rassegnarci a dire che dipende tutto dall'altro. Dimostriamo che uniti si vince, e questo deve essere una vittoria, perché quello scempio deve essere il simbolo del riscatto di questa terra. Noi figli da Crotone e Cosenza siamo uniti, coordinati, però voi padri che siete i nostri padri dovete essere lo stesso, e fianco a fianco facciamo la stessa strada, come in Sit, no? Siamo mascolo e femmine, siamo diversi, no? Divisi, noi, io sono un po' comunista, te lo dico, no? Divisi strategicamente, diceva Lenin, Gramsci, no? Ma uniti tatticamente, perché noi amiamo la nostra terra, vogliamo stare qua, non ce ne vogliamo andare. Perché lasciare lo spazio speculatore a chi scava fosse per avvelenarci per sempre? Perché allora? Ma lasciamo, chiudiamo gli spazi allora, e apriamo gli spazi ai figli vostri, che vogliono fare una cultura biologica, che vogliono fare un'attività di dirty trading, non lo so. C'era lì nei pressi della discarica uno che stava aprendo un agriturismo. Noi non vogliamo, non siamo quelli dei no, è facile etichettarci sempre in OTAV, in O-Global, e no, ma anche là, sono etichette che sono facili da usare per essere strumentalizzate. Noi non diciamo no, noi diciamo no, però abbiamo tanti di quei sì, però è facile etichettarci subito sul no, perché poi siamo i violenti e siamo quelli che non vogliamo il progresso. Chi l'ha detto? Pare che il progresso è una discarica, ma chi l'ha detto? Possiamo fare tutti i documenti tecnici, ma il problema è politico, allora ci vogliono gli strumenti politici, perché ci dobbiamo tutelare. Nessuno vuole qua farsi pubblicità, le lampare fanno pubblicità perché sul business dei rifiuti.
Allora noi non lo vogliamo fare, Marte. E noi abbassiamo le armi perché il signor Monnez, SPSRL, no, si può pensare che con quattro minacce, no, ci fa spaventare. E a noi ci dispiace che lui perda, o chi per lui perde questo business dei rifiuti. E avrà sbandito le scelte, che la discarica è stata fatta. Vabbè, quando opere pubbliche ci sono cattedrali già deserte. E ci facciamo un'idea. I sindaci da ringraziare perché ci ha difeso anche quando sono arrivati i carabinieri. Che gira gira ci stavano. Eravamo noi colpevoli della cosa. Noi non vogliamo fare i giustizieri, ma c'è qualcuno che con una penna si pensa di essere Gesù Cristo, si pensa di essere un giustizialista. Noi non siamo qua giustizialisti, ci saranno gli enti competenti, garantisti lì, ma c'è chi usa una violenza inaudita su ogni parola, no, è di una violenza impressionante, pure una virgola. Di chiamare questa conferenza stampa dove poi magari si annunciano tutte queste azioni che voi avete tutti quanti illustrato, e quindi anche un coordinamento organizzativo per le eventuali, sì, azioni e comunque manifestazioni che si prima di tutto volevo ringraziare tutti, tra virgolette, i facinorosi, compresi i sindaci, come qualche mercenario dell'informazione ci ha descritto. Larga l'immaginazione. Volevo fare giusto un paio di precisazioni. Allora, ripartendo dall'iter giudiziario della vicenda, vi è un esposto alla Procura di Rossano per quanto riguarda la strada comunale Capoferro Cordarella, sulla quale sono state svolte delle opere occlusive, e vi è un esposto alla Procura Generale. Perché quella è stata riaperta. C'è il CIP che deve pronunciarsi. E poi c'è un altro esposto alla Procura Generale di Catanzaro, nelle mani della DDA, non è una procura normale, su tutto l'iter procedurale. Su tutta l'organizzazione che è stata rilasciata. Questa indagine è a cura della DDA. È un presunto procuratore della DDA. Allora, io ritengo che appunto la nostra lavoro dobbiamo quantomeno sulla scorta del contenuto di quel comunicato tutelarci, e propongo di dare mandato in proposito all'avvocato Mario Serra e all'avvocato Leonardo Cianese, anche perché credo che la questione questa è la mia proposta. Per quanto riguarda la conferenza stampa pubblica, io direi di organizzare la proiezione di questi video, che non inficia poi la loro qualità di possibile prova nel procedimento che scaturirà dalla nostra denuncia e anche quello nel quale ci dovremo andare a difendere, arrivando a questa conferenza stampa con un documento stampato per conto del comitato permanente, quindi non il comitato dei sindaci o le associazioni, ma il comitato permanente, che è composto, così come questa sera è avvenuto, dai sindaci e dalle associazioni del territorio. Gli unici elementi ostativi al sopralluogo sono stati quelli della natura, e cioè che oggettivamente c'è stata difficoltà ad accedere sia per i funzionari della Rocca che per loro, che per gli stessi proprietari dell'ambiente. Poi il merito, quindi il documento soprattutto nel merito del nostro no alla discarica, e io direi anche che questo documento debba contenere comunque la nostra posizione sulla questione generale dei rifiuti in Calabria, come proponeva qualcuno, e anche sul nostro senso di responsabilità rispetto a quello che sono le ricadute di questo problema generale sul nostro territorio. Qualcuno ricordava la situazione che abbiamo vissuto nell'estate 2011, probabilmente quella situazione
è destinata ad aggravarsi per la prossima stagione estiva. Dopodiché, una cosa io la voglio dire rispetto all'occupazione del suolo pubblico. Io l'ho detto anche quella mattina lì, quando ho potuto prendere, diciamo, visione diretta dello stato dei luoghi. Io c'ero stato quando ancora non erano stati iniziati i lavori, quindi ho fatto fatica pure a orientarmi, sinceramente, no? L'altra mattina, con l'impianto lì sul posto, ho, diciamo, capito anche meglio alcune cose. Sicuramente c'è l'occupazione, a parte di particelle private, ma di suolo pubblico, perché parte della strada è inglobata all'interno del recinto della discarica. E poi sono state fatte, questo volevo chiedere, però senza riaprire un attimo, sono stati fatti dei lavori, per così dire, la strada è stata materialmente traslata, il nuovo tracciato della strada, su che particelle, su quali particelle insiste, sono pubbliche, sono comunali, sono private? Vado a me, dedicate su particelle nella disponibilità di Biego. Però parlando di pareri, sono senza pareri. Sì, sì, sì. Come minimo, no, perché se anche quello era diciamo suolo pubblico, c'era un ulteriore abuso, diciamo, e occupazione. Per quanto riguarda l'occupazione. Per quanto riguarda l'occupazione, scusate, io faccio soltanto per un attimo, una considerazione da avvocato. E cioè, nel momento in cui viene perpetrato un abuso di natura, diciamo, edificatoria, no? Perché qui si tratta proprio di attività edificatoria, perché è stato innalzato un recinto, ho visto delle cabine, ho visto comunque una parte, un piazzale asfaltato, quindi c'è un'attività di natura proprio edificatoria fatta sul suolo pubblico. Nel momento in cui queste opere sono evidentemente abusive, perché se ho capito bene queste rientrerebbero nella cosiddetta variante, no, anche se c'è stata la sospensione poi della variante, quindi in questo senso si potrebbe discutere, insomma. Ma certamente si tratta di un'occupazione di suolo pubblico. Non è questione di denuncia, non è che bisogna fare una denuncia. Semplicemente gli uffici preposti debbono fare, una volta si chiamava, credo che si chiami ancora oggi, CNR, la cosiddetta CNR, cioè comunicazione di notizie di reato.